Telenova Giornale. Ragusa, sequestrati 40 kg di droga. La squadra mobile ha arrestato gli sciclitani Pieruccio Boschi, Carmelo ed Emilio Tudisco. Il degrado della vallata San Leonardo, mega discarica a cielo aperto nell'antica discesa dei Mugnai, in via Ugolino di notte, irroghi per estrarre il rame dai cavi rubati. Formazione e impresa dei giovani agricoltori. La Coldiretti promuove un corso unico in Sicilia per avviare i nuovi imprenditori all'attività del settore. Siamo all'ex tribunale di Ragusa, che fino a qualche giorno fa è stata la sede delle lezioni del corso di laurea in giurisprudenza a Ragusa. Il Partito Democratico con Nanni Frasca ha inviato nei giorni scorsi una nota per sottolineare proprio la desolazione che sta vivendo questa struttura dopo la chiusura dei corsi di laurea. L'ultimo appuntamento importante, lo ricordava Nanni Frasca, è stata la festa per le ultime lauree che si sono realizzate, che sono state fatte nella città di Ragusa. Sì, come potete vedere adesso qui è diventato un cimitero di elefanti. La facoltà di giurisprudenza non è più a Ragusa. Lunedì 24 ottobre qui si sono celebrate 17 lauree, gli ultimi 17 laureati qui a Ragusa. Questo è il grande paradosso ragusano. Cioè, tanti ragazzi hanno avuto la possibilità di poter avere il loro futuro qui a Ragusa. Alcuni di questi molto probabilmente adesso non sarebbero neanche laureati, perché grazie alle opportunità che il loro territorio gli ha offerto hanno potuto prendere una laurea, non solo in giurisprudenza, anche in agraria, in scienze del governo a Modica, in medicina a Ragusa, a lingue, che è l'unica sopravvissuta, in fisioterapia a Comiso, in scienze applicate, in informatica applicata a Comiso. Tanti corsi di laurea che in questi anni ci sono stati a Ragusa, adesso non c'è più niente. Qui i giovani a Ragusa fino a qualche anno fa avevano un piccolo motivo per essere orgogliosi del loro territorio, avevano un motivo per rimanere qui a Ragusa. Adesso a Ragusa i ragazzi non ci stanno più. Mentre una volta non c'era l'università, tanti anni fa non c'era l'università, i giovani andavano a studiare fuori e poi ritornavano a Ragusa perché c'era un'economia, diciamo, molto, molto fiorente, c'era l'isola nell'isola a Ragusa. Adesso i giovani non hanno più nemmeno l'università, vanno a studiare fuori e se ne restano fuori perché neanche l'economia esiste più. Io nella nota che ho inviato nei giorni scorsi ho scritto che ci hanno tolto anche un pezzo di nostro futuro. E la cosa paradossale è che tutti si sono scordati di questa cosa. Fino a qualche settimana fa leggevamo note di salviamo l'università, diamo una mano, poi siamo passati a daremo una mano agli studenti che si trasferiranno a Catania. Adesso non leggiamo nemmeno questo. Gli studenti e poi, come sempre a Ragusa, succedono le cose, succedono i disastri e nessuno paga per questo. Ci sarà un responsabile di tutto questo? A Ragusa succedono i disastri e nessuno paga mai per questo. Noi abbiamo una classe politica di centrodestra che sono i soci del consorzio universitario, il sindaco, il presidente della provincia, i componenti del consiglio di amministrazione che hanno gestito questa vicenda, e nessuno di questi si è sognato di dimettersi, di chiedere almeno scusa ai cittadini che rappresenta, di dire scusate, abbiamo sbagliato. Qualche anno fa c'erano 6.000 iscritti a Ragusa in giurisprudenza, cioè in giurisprudenza, nel comprensorio ragusano, in provincia, iscritti all'università. Adesso siamo ai 700-800 iscritti a lingue e si grida quasi al grande risultato ottenuto. Secondo noi questo è poco, secondo noi Ragusa sta morendo sempre di più e, ripeto, stanno togliendo il futuro ai giovani ragusani. Droga sotto copertura, ben 40 kg di marijuana nascosta in un'azienda agricola situata in Contrada Barone a Scicli. Il nascondiglio utilizzato dal gruppo criminale formato da un pregiudicato di Scicli con precedenti specifici, Pieruccio Boschi, 56 anni, boss del sodalizio, e da due fratelli incensurati, Carmelo ed Emilio Tudisco, anche loro sciclitani, sulla carta imprenditori agricoli, non ha evitato l'arresto per detenzione di droga ai tre soggetti. La droga era già essiccata e suddivisa in panetti, ciascuno di 2 kg, pronta per essere immessa sul mercato illecito. A incastrare i tre, i sospetti movimenti notturni dei due imprenditori agricoli troppo frequenti e le loro frequentazioni con il pregiudicato Boschi. Stanotte, in occasione di un controllo da parte della polizia, sono stati arrestati in flagranza. I 40 kg avrebbero fruttato al sodalizio ben 200.000 euro.
In conferenza stampa stamane alla Procura di Modica, alla presenza del procuratore Francesco Puleio e del questore Filippo Barboso, il capo della squadra mobile Blea, Francesco Marino, ha sottolineato che quello di stanotte è stato un sequestro record per quantitativo di droga nel corso del 2011. Un'area di grande pregio naturalistico, ricoperta di rifiuti. Il quartiere San Rocco, nella vallata di San Leonardo, a Ragusa Ibla, necessita di un intervento di bonifica immediato. Non solo l'emergenza rifiuti, ma anche problemi di sicurezza di ordine pubblico legati ai continui rinvenimenti nella zona di rame che è stato rubato. È chiaramente un intervento immediato proprio per recuperare una vasta area, ma definita bella sotto l'aspetto ambientale, importante sotto l'aspetto turistico e di riqualificazione sotto l'aspetto soprattutto architettonico, perché stiamo parlando di un'area dove nelle vicinanze c'è il mulino San Rocco gestito da alcuni esponenti di Legambiente che avrebbero dovuto anche intervenire sulle vicende di pulizie soprattutto nella tutela e nel dover salvaguardare e oltretutto monitorare quella che è questa vasta area. Oggi è importante che intervenga soprattutto il Comune e perché no, con l'aiuto delle associazioni ambientaliste che stanno cercando come fare ambiente di far rilevare quali disclasie ci siano nell'ambito della riqualificazione e quindi della pulizia. Qua si vede di tutto di più, letteralmente ci sono alcuni tratti dove si può evincere coloro che rubano i fili di rame per poi bruciarli e recuperare il rame, cioè esiste immondizia e sporcizia dappertutto. È importante che Fare Ambiente lo faccia sapere al Comune di Ragusa affinché possa attivare tutte le procedure di emergenze e propedeutiche al fine di poter intanto pulire e riqualificare una zona che riteniamo ancora fondamentalmente importante. Allora, associazioni ambientaliste, mettiamoci assieme soprattutto per ripristinare quello che è il fattore legalità in questa zona, ma perché no, riqualificare ambientalmente una zona che è di una bellezza straordinaria. Poter visitare oggi qua questa vallata San Leonardo, il mulino e San Rocco e perché no queste stradine che collegano Ragusa Ibla a quello che è il promontorio e questa grande vallata, credo che sia qualcosa di importante, ma a questo dobbiamo coniugare quella che è la pulizia e soprattutto dover togliere questa immondizia che rappresenta veramente un deturpamento dell'ambiente e una non vivibilità a quelle famiglie che ancora qui risiedono, ed è giusto che possano risiedere e godersi quel che di bello e di buono ci dà la natura. Sospeso il servizio di svuotamento delle fosse biologiche al comune di Ragusa. Troppi arretrati da smaltire, scatta la protesta dei residenti di Via Francia nel quartiere ovest della città. Praticamente dal 1 ottobre l'assessore ha deciso di interrompere il servizio di espurgo fosse biologiche perché dice che nelle vasche di Contrada Lucia non possono scaricare giornalmente non più di 50 tonnellate di reflui. Così suddivisi 25 la ditta Busso e 25 i privati. Quindi siccome loro dicono che ci sono 3 mesi di arretrati, a questo punto lui ha deciso così, dal 1 ottobre non si fanno più le espurghe fosse biologiche. E noi cosa facciamo? Il lavoro è proseguito fino a un certo punto, poi questa zona che è solo circa 100 metri di tubazione, per motivi che non sappiamo, probabilmente c'è un fattore di... cioè, nella progettazione non è stato inserito la possibilità di passare da questo pezzo di terreno, 100 metri. Ora, non si sono messi d'accordo con il proprietario, non sappiamo esattamente come vanno le cose e noi siamo all'oscuro della situazione. Di fatto c'è una situazione di fermo, di blocco e quindi da una parte la fogna non ci viene svuotata per motivi che abbiamo detto, dall'altra parte la fognatura non va avanti, il sistema che stanno facendo, quindi ci troviamo veramente in questo quartiere in una situazione veramente di degrado, una situazione drammatica, come se fossimo in campagna, come se fossimo invece siamo nel centro cittadino, in una zona veramente di residenza, e questo non ci viene riconosciuto. Siamo pronti a fare proteste eclatanti perché non è possibile che i pensionati di questo quartiere, che possono pagare 180-200 euro per una fossa biologica, dove li prendono questi soldi? Allora noi su questo siamo disponibili a fare l'azione eclatante.
Ecco perché questa mattina siamo riuniti qui con la televisione per far capire che in questo momento proprio siamo, mi scuso se lo dico, incazzatissimi con il comune, quando poi nel comune si prendono anche dirigenti a 100.000 euro l'anno. Allora ecco perché noi facciamo questa protesta, democraticamente per sensibilizzare anche il nostro sindaco che tutto va bene e poi niente va di bene e gli amministratori comunali. Una vincita straordinaria quella effettuata nella ricevitoria del lotto di via Vincenzo Lorefice, quattro numeri, i primi quattro estratti nella ruota di Palermo, vale a dire l'11, il 9, il 21 e il 7, sono valsi più di 112.000 euro. Lei come titolare della tabaccheria e della ricevitoria, qual è la sua gioia? Si è fatto sentire per caso questo anonimo vincitore? Sì, si è fatto sentire in forma anonima per informarsi circa le riscossioni della vincita. Sono contento, ma non è la prima volta che succede, abbiamo avuto anche altre vincite più o meno della stessa entità. Spero solo che il vincitore sia qualcuno che abbia bisogno, anche se normalmente chi gioca ha bisogno, cioè giocano. Mi fa piacere, devo dire che sono contento. Una ricevitoria baciata dalla fortuna. Sì, mi pregio di avere questa nomina perché è dal 1987 che noi abbiamo questa ricevitoria e diciamo che ci sono state parecchie vincite di una certa entità. Si parla tanto del gioco che sta diventando per alcuni una malattia, bisogna ricordare che è giusto giocare ma con moderazione. Sì, per fortuna se ne sono accorti anche Sisal e Lottomatica, infatti sia nelle schedine di pregioco mettono l'avviso giocare con moderazione perché purtroppo sì, è vero, giocare è bello, giocare dà soddisfazione, però se ci si fa prendere la mano potrebbe essere anche deleterio. Bene, allora tanti auguri a lei, tanti auguri a questo anonimo vincitore e speriamo insomma che si faccia vivo con, oltre che per prendere informazioni, anche con una carezza per così dire economica. Sarebbe una cosa gradita, non mi dispiacerebbe affatto. Formazione e impresa in agricoltura, un corso di formazione unico del suo genere in Sicilia, è stato promosso dalla Coldiretti Ragusana con il patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Missione Impresa è un corso organizzato da OIGA, Confederazione e Ministero, oggi è la giornata conclusiva, momento di formazione molto utile, molto interessante per tutti gli imprenditori agricoli, giovani imprenditori agricoli che stanno partecipando appunto a questo corso. 5 giornate, tematica fiscale e sindacale. Ed è un momento di crescita collettiva per il settore, in una fase in cui l'organizzazione sta lanciando il progetto economico di Coldiretti, la filiera agricola italiana. Oggi abbiamo anche il piacere di avere l'amico Giuseppe Piccolo, che è presidente della Coldiretti di Messina, nonché presidente di una cooperativa del Movimento del Donato. Ex giovane impresa, perché comunque ha un passato anche nel movimento giovanile. Sarà il testimonial di questa giornata in cui poi avremo anche la partecipazione del Credit Agritalia per parlare di finanza, perché è un altro tema molto importante per tutte le aziende agricole in questo momento. Sono onorato di far parte di questo corso e portare la mia testimonianza di imprenditore, di giovane imprenditore e anche di giovane presidente di Coldiretti, un'organizzazione che sta puntando sui giovani. Le esigenze del mercato, dico io, puntano sui giovani, quindi questo momento formativo è utilissimo per far creare nuove imprese agricole che guardino al mercato con una nuova ottica, perché essere imprenditore agricolo oggi vuol dire essere imprenditore a 360 gradi e rispondere a esigenze che vanno dall'accesso al credito, dalla gestione economica aziendale di un'impresa e quelli che sono i momenti di marketing e comunicazione nei confronti del cliente. È un momento importante mettere insieme
insieme dei giovani che si apprestano a svolgere un'attività agricola, perché si creano quei momenti per creare delle reti che sono necessari, indispensabili per attuare quelle sinergie che possono rilanciare un territorio e che possono rispondere appunto alle esigenze del mercato e ridare il reddito ai giovani, per un riscatto del mondo dei giovani, ma soprattutto all'agricoltura e un rilancio quindi del territorio nel suo complesso. Le aziende mirano a risultati immediati, le loro politiche commerciali sono sempre più aggressive nei confronti dei dipendenti. Il sindacato dei bancari e delle poste della CISL ha voluto organizzare un seminario informativo sulle pressioni commerciali, alla presenza di Mario Capocci, responsabile dei quadri dirigenti della FIBA nazionale. Siamo qui in un incontro con i lavoratori delle poste e con i lavoratori delle banche per dare un'ulteriore informativa su quello che sono le regole imposte dalla MiFID, che è una direttiva europea a salvaguardia della regolarità del mercato, in relazione anche alle pressioni commerciali, cioè quelle che sono le politiche di vendita delle aziende. Lo scopo è dare consapevolezza ai lavoratori delle norme da seguire. La MiFID, la direttiva, ci dà un quadro di regole da osservare affinché il risparmiatore, affinché l'investitore possa investire in piena conoscenza, in piena consapevolezza dei rischi. Se il lavoratore, banca o posta, applica scrupolosamente tutte queste regole, noi abbiamo una salvaguardia del lavoratore, del risparmiatore e dunque del mercato stesso. Questo è il secondo incontro che facciamo con Mario Capocci, che ha questa capacità eccezionale di essere un divulgatore, essere una chiarezza adamantina su temi che sono molto poco chiari. E l'ultima volta ci siamo visti sulla normativa antiriciclaggio. E il comandante della Guardia di Finanza ci diceva che dopo l'incontro con Mario Capocci vi sono stati dei risultati interessanti, perché è raddoppiato il numero delle segnalazioni. Oggi parliamo di MiFID e di pressioni commerciali. Non c'è dubbio che sono argomenti estremamente attuali, perché la crisi finanziaria produce quale conseguenza un ulteriore crollo della trasparenza e della correttezza nei confronti dei risparmiatori e degli utenti. Ci si prepara al Natale all'ANFAS Ragusa con dei lavori manuali che i ragazzi stanno facendo in questi giorni, dei lavori che sono delle vere e proprie opere d'arte. Siamo con una delle responsabili del laboratorio. Qual è il risultato che riuscite ad avere giorno dopo giorno con questi lavori manuali e con la grande creatività che hanno i ragazzi? Allora, intanto c'è da dire che questo laboratorio non è da poco che c'è, però perché è ben 20 anni, anche più, che i ragazzi lavorano nel laboratorio di ceramica, quindi la crescita è stata nel corso degli anni, diciamo. E il risultato penso che già in vetrina si è visto qualcosa, e sicuramente hanno molta voglia di fare, sono molto, alcuni molto portati, e sicuramente c'è anche una soddisfazione da parte nostra nel vederli crescere in questo modo. Poi la manipolazione è comunque una cosa che piace a tutti, da chi riesce a chi non riesce. Poi ovviamente chi ha anche le abilità riesce a produrre un oggetto finito. Qual è il risultato che avete anche all'esterno? Sappiamo che la gente apprezza tantissimo i lavori che fanno i ragazzi. Allora, il laboratorio non è fine a se stesso, il laboratorio lavora su commissione e soprattutto con bomboniere, ma negli ultimi anni abbiamo anche avuto richieste di oggetti di arredo, anche ultimamente, proprio in questi giorni stiamo lavorando a dei lavelli per la cucina, insomma, che è una cosa non indifferente, e abbiamo fatto anche pavimentazione. Insomma, è un laboratorio di ceramica a tutti gli effetti, però ovviamente integrato, nel senso che nel laboratorio lavorano persone normodotate, che saremmo gli operatori responsabili del laboratorio, e i ragazzi. E la collaborazione sta proprio nel fatto che noi ceramisti siamo un po' il filo conduttore dell'oggetto che viene lavorato, perché li aiutiamo nella smaltatura. Quindi loro riescono anche a smaltare, e prepariamo il decoro sull'oggetto, i ragazzi
colorano l'oggetto e poi la rifinitura passa di nuovo nelle nostre mani. Quindi c'è una sorta di collaborazione, di equipe. Diciamo, attorno all'oggetto c'è un'equipe che va dal normodotato, che è il ceramista, responsabile del laboratorio, e il soggetto, il ragazzo con diversamente abile.